Buonasera a tutti. Ancora una volta, credo sia la quinta, immeritatamente mi inserisco nel solco di Romano Battaglia, che 40 anni fa fondò questo appuntamento. E chiedo subito un applauso per lui. Grazie Romano, di aver inventato gli incontri al caffè della Versiliana. Così come Romano li aveva pensati, uno dei cardini di questi incontri è la cultura, quella con la C maiuscola. E stasera siamo qui per la prima volta a presentare sul palco del caffè della Versiliana la mostra della villa della Versiliana che a fine incontro verrà inaugurata. Non era mai successo, quindi è un messaggio in più, è un'ulteriore invasione di campo, lasciatemi questo termine, che la cultura fa nella vita, diciamo, spensierata dell'ambiente vacanziero, mettiamola così. Quindi, io vado subito a presentare i presenti, gli ospiti, ma molti sono anche, tra virgolette, padroni di casa e quindi sono anche un po', come posso dire, un po' in imbarazzo a presentarli perché. Alberto Stefano Giovannetti, qui alla mia sinistra, sindaco di Grazie. Pietrasanta. Grazie, Alla sua sinistra ha il suo assessore alla cultura, che però è anche senatore della Repubblica, Massimo Mallegni. Buonasera. I In 10 euro poi. posizione centrale, veramente il padrone di casa, il. Alfredo Benedetti, presidente della Fondazione della Versiliana. Sulla fascia destra, invece, abbiamo l'artista protagonista di questa mostra personale che si apre stasera. Tra pochi minuti ci sarà il taglio del nastro e sarà svelata questo gioiello di mostra in un gioiello di villa della Versiliana, Luca Pignatelli. Sul lato destro, un critico d'arte, ma anche molto di più, perché è curatore, lo è stato di tutti i più grandi eventi che hanno visto Luca Pignatelli impegnato, è il curatore e l'ideatore di questa mostra ed è il curatore anche di tanti appuntamenti culturali espositivi al Forte Belvedere e poi ha anche, diciamo, nel suo curriculum diversi, numerosi, validi, scritti su Michelangelo Buonarroti. Sergio Risaliti. Il presidente Benedetti mi ha detto: guarda, io ti presento, cioè presento, poi dico due parole e poi vado via. Io lo tengo qui. Lui crede di andare. No, 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 io me lo tengo lì perché è giusto. Chi c'è il presentatore, voglio dire qualcosa, facciamogli fare anche a lui. Signor Sindaco, Dica, dica. 5 di luglio, siamo all'inizio della stagione, è un caldo che si schianta, No, la facciamo una previsione, stiamo bene, diciamo bene. che stagione sarà? Avete messo anche il telo verde, La voglio dire. stagione, tanto buonasera a tutti, benvenuti a tutti al 40º anno della Versiliana. Sarà veramente una stagione ricca di proposte, di cartellone bellissimo, il caffè sarà altrettanto bellissimo, gli eventi all'interno della villa, le mostre come questa mostra di Luca Pignatelli sicuramente troverà un successo importante. Poi c'è veramente un rinnovamento, un'aria nuova e credo che il successo sarà garantito da tutto questo. Ci sono gli ingredienti per fare veramente una bellissima stagione. Sono convinto, l'amministrazione si è impegnata tantissimo, il presidente più di tutti, perché poi è il presidente del Consiglio di gestione, che ringrazio per il lavoro fatto fino adesso, però l'abbiamo già visto nella stagione invernale. È stato fatto un bel cartellone, ha avuto un grandissimo successo e sono convinto con il modo, l'impegno e la passione che ci stanno mettendo Presidente e Consiglio di gestione, sicuramente
sarà una bellissima e importantissima stagione, anche perché si festeggia i 40 anni della Versiliana, e quindi è giusto fare qualcosa in più rispetto a quello che sono stati poi gli anni precedenti. Quindi sono convinto che sarà una bella stagione. Il tempo ci aiuta, perché il bel tempo ci aiuta, anche se è caldo, però ecco, questo è un modo anche per avvicinarsi di più in certi momenti all'interno del parco, dove insomma le temperature sono piuttosto miti, un po' più basse rispetto allo stare... Uno che sta sulla spiaggia è normale che poi cerchi un momento di tranquillità e di... con una temperatura più mite all'interno di questo spazio, che è uno spazio veramente eccezionale, bellissimo, e non si smetterà mai di valorizzarlo quanto merita. Bene, la ringrazio innanzitutto di questo primo intervento, ma poi ci ritorniamo sopra. Io tra l'altro invito tutti, casomai chi non l'avesse ancora fatto, di scorrere un po' anche, cioè, già in rete sul sito del festival, già potete vedere i nomi dei vari appuntamenti, per esempio con lo spettacolo, quindi già potete farvi un'idea e già magari anche prenotare, perché no, il vostro spettacolo preferito. Una notazione a margine. Questa mostra, che tra un po' andremo a inaugurare, è diciamo, questo evento è possibile grazie a una galleria, la Galleria Poggiali, che ha sede a Firenze, che ha sede a Milano e che ha addirittura due sedi proprio a Pietrasanta. E senza il loro supporto tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi io ringrazio a nome di tutti Alessandro e Lorenzo, che sono qui presenti, anche Marco, che è in giro per l'Italia. Quindi grazie alla Galleria Poggiali. Caro Assessore, adesso la chiamo Assessore, poi dopo la chiamerò Senatore. Pietrasanta, detta anche la piccola Atene, perché così ricca di gioielli d'arte, sia permanenti sia temporanei, ha sempre, diciamo, nei decenni ha sempre mantenuto inalterato il proprio appeal culturale, no? Per cui chi va a Pietrasanta, oltre a godere della bellezza del posto, della vicinanza del mare, di un comune strepitoso, però c'è sempre quel quid in più, che è questo appeal culturale. Secondo lei potrebbe intensificarsi prossimamente questo appeal? Appena il presidente Benedetti sposta il telo verde un po' più a sinistra, io sono sicuro che anche gli ospiti che saranno qua quest'estate alla Versiliana chiederanno di essere richiamati, ovviamente, perché quelli di stasera non si sa se arriveranno in fondo, insomma, alla in particolare noi due, perché Risaliti e Pignatelli, che sono uomini di mondo, si sono piazzati giustamente dalla parte dell'ombra, e anche il conduttore, che non si schioda da lì. No, in palla la telecamera. Quindi, ecco, su questo, no, ma a parte le battute, beh, intanto io ringrazio la famiglia Poggiali, che al buio ha detto sì. Al buio ha detto sì. E io ringrazio Alessandro, che mi ha portato a far vedere la mostra in anteprima. È veramente eccezionale. L'idea delle panchine di fronte alle opere d'arte mi sembra un'altra idea eccezionale. In tutti i musei che si rispettano c'è un momento in cui uno si deve sedere e godere dell'opera che ha di fronte. Idea, caro maestro Pignatelli, favolosa. Coraggioso Benedetti, che ha fatto smontare le panchine dal parco, insomma, ecco. Quindi diciamo che l'assenza del telo più a sinistra fa paio con l'idea brillante delle panchine, e quindi direi che è favolosa. Io, se mi permette il conduttore, direi questo. La piccola Atene fu una citazione di Antonio Paolucci, all'epoca soprintendente appunto della soprintendenza dei beni e attività culturali, che vedeva in Pietrasanta una realtà, una prospettiva importante. È stato un crescendo.
Le autovetture parcheggiavano in Piazza Duomo. Anche a Firenze. E quando a cavallo della precedente, della mia amministrazione, è stata fatta questa scelta, non è che è stato un coro di applausi da parte cittadini e operatori. Oggi, se fai esattamente il contrario, ti vengano a cercare a casa per sculacciarti. È stato un crescendo di iniziative che oggi, per esempio, ieri è stato presentato un report dalle Camere di Commercio, e lo dico con piacere dal nostro punto di vista, ma con anche un po' di apprensione da un altro punto di vista. Pietrasanta è l'unica città col segno positivo in ambito commerciale in tutta la costa fino alla fine della Toscana. Abbiamo più del 9% di incremento, e siamo la prima città, e questo è dovuto ad un lavoro profondo che è stato fatto in questi anni e anche del seguito che il pubblico ci ha voluto tributare. Probabilmente perché in questi anni qualcosa di buono è stato realizzato. Oggi è sempre più difficile, in una situazione economica complessa, poter elargire, in particolare in ambito culturale, una qualità che noi cerchiamo con fatica di mantenere molto alta. L'altro giorno mi ha chiamato Lorenzo Poggiali, giustamente mi ha detto: ma noi e voi ci sforziamo a far mostre, facciamo in modo che le cose che vengano messe fuori in città siano adeguate. Non sempre è così, perché l'idea di arredare, per esempio, a Piazza Duomo, per qualcuno ancora è l'importante metterci qualcosa. Non è così. L'impegno di questi anni negli enti locali, in generale a livello nazionale, dove le risorse destinate alla cultura e al turismo in particolare sono sempre più assottigliate anche in ambito di obbligo legislativo, costringono a fare delle scelte. Noi per il momento abbiamo trovato dei partners come la Galleria Poggiali, per esempio, all'altezza del ruolo, con proposte adeguate che danno lustro ovviamente a loro, ai loro artisti, che sono di grandissima, altissima qualità, e ovviamente al luogo in cui questi espongono. Quindi lo dico con fare greve, non perché sono avvilito, no, perché sono entusiasta da un certo punto di vista, ma allo stesso modo preoccupato, perché mantenere un livello così alto, e noi siamo arrivati, devo dire, molto in alto, non sarà semplice nei prossimi anni. Domani sera ci sarà una serata importante a Pietrasanta, alla Collector's Night, dove quasi tutte le gallerie hanno aderito, che è un'iniziativa appunto dei galleristi, dove hanno invitato i loro collezionisti a visitare la città e le loro infatti nella Galleria Poggiali, oltre a un'opera di Luca Pignatelli, ce n'è un'altra anche di Fabriano. Tra l'altro i Poggiali hanno avuto una grande idea, che è quella di andare ad occupare uno spazio che per Pietrasanta è un pezzo di storia, che è la Fonderia Tommasi, perché lì è nato gran parte della proposta culturale della nostra città. Quindi abbinare la contemporaneità, bene, con la storia. Grazie, grazie mille. Un attimo, ci fermiamo un attimo per delle proposte commerciali. Bentornati, appuntamento culturale che più non si può, per l'inaugurazione della mostra La Casa delle Muse alla Villa della Bersiliana. E adesso chiederei ad Alfredo Benedetti, presidente della Fondazione della Bersiliana, quali sono un po' gli highlights di questa stagione. Cioè, uno viene qui e fa: caro presidente, che cosa mi consiglia? Quali sono gli appuntamenti da non perdermi questa estate sotto i pini cari a D'Annunzio? Bene, intanto buonasera, grazie della vostra presenza, grazie ai miei co-ospiti e grazie al maestro che ha scelto la nostra villa per la sua
mostra che è importantissima, una cosa veramente eccezionale. Grazie per questa scelta, perché ci ha dato sicuramente lustro al nostro sistema culturale. Dopo 40 anni non è facile fare sempre meglio, però ci stiamo tentando, perché non è detto che la Versiliana nasce oggi. La Versiliana è 40 anni che esiste, 40 anni che produce, 40 anni che fa spettacolo e 40 anni che intrattiene migliaia e migliaia di persone. Fare meglio non è facile, però noi ci stiamo provando, o quantomeno cerchiamo di dare soddisfazione. Le possibilità di intrattenimento in Versiliana sono molte, dal caffè appunto, che varia, dalla cultura agli scrittori, alla medicina, allo sport, per tutti i giorni, per 60 giorni, perché noi abbiamo iniziato il 1° di luglio quest'anno, un po' in anticipo, in quanto avevamo una serie di richieste di presentazione libri e abbiamo deciso di non dire di no a nessuno, perché riteniamo giusto che se chi vuole venire a presentare il suo libro in Versiliana, ben venga. Abbiamo dovuto iniziare prima del previsto, abbiamo anche degli incontri del caffè serali, proprio per poter dare soddisfazione a tutte le richieste. E questo è un appuntamento importante. Poi ovviamente abbiamo il teatro in prevalenza, dove quest'anno c'è un programma direi molto interessante, circa 30 spettacoli di grande richiamo. Quest'anno abbiamo l'invenzione, il format di un palco per due, e cioè un big della canzone che è accompagnato da un artista di grande rilievo. E questo, come dico, visto che il grande cantante abituato negli stadi dove il pubblico vede effetti speciali, il nostro è un teatro piccolo e grandi effetti speciali non ci sono, e allora cerchiamo di soddisfare anche con questo format, cioè un palco per due. La Versiliana, quest'anno abbiamo aperto in anticipo anche il bar, che sarà il punto, il cuore del nostro sistema, e se il bar funziona bene, mi auguro che funzioni bene, sicuramente abbiamo iniziato nel migliore dei modi, è un punto di riferimento dove dalla mattina alle 9 possiamo venire a fare colazione, dove ci sono cappuccini e brioche, cosa mai avvenuta, e quest'anno c'è anche questo. Abbiamo lo spazio bambini, quest'anno è partito benissimo, veramente un incontro io che non mi aspettavo, pieno di bambini soddisfatti. Ieri c'è stato il primo spettacolo per i bambini, un'affluenza veramente superiore al previsto, tutti contenti. Voglio dire, abbiamo un po' di tutto, abbiamo anche i bambini delle scuole quest'anno, e questo dice, ma che cos'è? Che i bambini che hanno dei centri estivi, che vanno al mare e poi venivano portati negli asili, che solitamente sono quelli invernali, quest'anno invece vengono in Versiliana, c'è fresco, mangiano qui e ci stanno bene. Vuol dire che abbiamo accontentato anche quel settore lì. Quest'anno facciamo anche qualcosa, come dire, di semplice, ma che magari fa piacere. Facciamo anche due serate di burraco nella zona di là. Perciò, dai, il burraco ce l'ha fatta, entra qua dentro. Ce l'abbiamo fatta, perché è molto richiesto. Siamo già su 200 richieste, pertanto forse arriveremo a 300 presenze. Vuol dire che è interessante, lo faremo nell'area del Pinolo. Pertanto anche a questo diamo risposta, ai bambini piccoli e a chi non è più piccolo che vuol passare una serata, certo, qui in tranquillità. Grazie Presidente, grazie tanto. Quindi come vedete, diciamo anche uno dei segreti del successo della Versiliana è quello di saper stare al passo coi tempi. Il teatro è piccolo, ma la gente non mormora, la gente si diverte, perché personalmente quando ero giornalista scrivente sul giornale ho visto anche dei concerti strepitosi, ve lo posso garantire, e anche se non ci sono gli effetti speciali che possono stordire in uno stadio, vi posso garantire che le emozioni, i brividi si provano anche lì dentro. Basta mettere in piedi un cartellone di richiamo, di successo, e il gioco è fatto, e la Versiliana ce l'ha queste possibilità. Io direi, entriamo nel vivo della questione artistica. Io vorrei porre subito una domanda al curatore
Sergio Risaliti, ideatore e curatore di questa, e di anche di altre mostre di Luca Pignatelli. Io direi si è venuto magari a creare un tandem, un team molto affiatato, perché una mostra non è semplicemente mettere insieme dei pezzi così e metterli in uno spazio, in due sale, in due piani. No, c'è un ragionamento, e ce n'è anche più di uno di ragionamento. Ci sono delle idee che a volte sono frutto di anni di studio e di impegno. Quindi io a Risaliti vorrei chiedere, c'è un rapporto, e vorrei che riuscisse magari a spiegarcelo, un rapporto intrinseco tra Luca Pignatelli e la custodia della memoria. C'è questo, come posso dire, questo obiettivo, cioè quello di non perdere un determinato elemento che poi è comune a tutti gli esseri umani, che è quello della memoria. Qual è il rapporto intrinseco fra l'artista Luca Pignatelli e la custodia? E non a caso ho usato questa parola custodia, ovviamente. Beh, innanzitutto grazie a tutti, grazie ovviamente alle autorità, grazie alla Galleria Poggiali e grazie enorme a Luca Pignatelli, con il quale riesco a condividere sempre delle grandi emozioni, sia dal punto di vista artistico che culturale e intellettuale, da qualche anno. Forse ci siamo lasciati ispirare dalla Piccola Atene, perché intitolando la mostra La Casa delle Muse, notoriamente la Casa delle Muse era in Beozia, sul Monte Licona, quindi rinvia immediatamente a quella grandissima civiltà di cui tutti, bene o male, in Europa, ma non solo, nel mondo intero, siamo derivati, siamo figli. È per questo che tenere viva la memoria della classicità non significa avere un atteggiamento nostalgico, oppure guardare alla classicità come qualcosa ormai di antiquato, adatto solo appunto a appassionati delle anticaglie di marmi o di copie antiche. La classicità è qualcosa che vive nel profondo dentro il nostro inconscio. Se riusciamo a volte a sollevarci dalla trivialità che ci circonda, e ne abbiamo contezza ogni giorno quando apriamo i giornali o accendiamo, o ancora osiamo accendere un televisore per ascoltare dibattiti, presentazioni, un turpiloquio, una caduta di linguaggio proprio, e di metafore, di simbologie, di allusioni anche, continua. Ecco, la classicità serve a risollevarci in alto, e niente di più alto viveva che appunto le divinità dell'Olimpo, gli semidei, gli eroi dell'antichità greca, romana. Tutta questa cultura è transitata nel nostro linguaggio anche e nella nostra antropologia di popolo, altrimenti oggi non potremmo qui parlare di Piccola Atene. Perché parliamo di Piccola Atene? Perché abbiamo l'ambizione di emulare quella civiltà che ha dato in senso etico, politico, economico, artistico, filosofico, letterario, poetico, musicale addirittura, nella danza, ha dato l'ABC, ha dato il catalogo di l'indicazione, la rotta, ha alzato l'asticella a un livello altissimo. La Casa delle Muse infatti si trovava sul Monte Licona, in alto, non in basso. Erano figlie di Zeus e di Mnemosine, cioè la dea della memoria. Ecco perché poi con Luca abbiamo pensato assieme a questo titolo, La Casa delle Muse. Quindi abbiamo portato un pezzo di Atene, della grande civiltà greca, e non solo greca ma romana, qui in questa Piccola Atene. E abbiamo reso la Piccola Atene un po' più grande, meno piccola oggi di quanto si possa definire o dire. La custodia, è proprio centrato il tema, e ti ringrazio, da fine non solo giornalista ma storico dell'arte come tu sei.
No, perché qualche libro importante l'hai qualche scritto libro, e l'ho letto. Qualche libro ci ho provato. Con piacere l'ho letto, perché la storia dell'arte poi non è solo specialismo, ma è capacità di divulgare, raccontare, narrare, anche a chi non ha, diciamo, un uso specialistico, non fa uso specialistico del mestiere, la bellezza di questa maniera, materia, e l'importanza per la nostra identità italiana anche dell'arte e della storia dell'arte. Custodire la memoria dell'arte significa custodire, io direi, l'identità non solo italiana, ma l'identità dell'Occidente. L'identità dell'Occidente che ha segnato profondamente la civiltà occidentale sparsa ormai in tutto il mondo. Quindi custodire, il verbo custodire deriva nella sua più alta accezione per il Novecento dalla filosofia di Heidegger. Custodire vuol dire, significa per Heidegger aver cura. Ora è vero che il filosofo Heidegger è quasi vietato ormai citarlo, uno dei massimi pensatori del Novecento, per certe, diciamo, sue vicinanze ideologiche a un brutto periodo della nostra storia, una nostra tragica storia del Novecento. Però Heidegger rimane un pensatore fondamentale del nostro tempo. Per Heidegger custodire, avere cura della memoria, significava cercare sempre di accostarsi, avvicinarsi lentamente nell'ermeneutica, cioè nell'interpretazione dei codici, dei modelli, delle parole stesse, della classicità, delle figure, del linguaggio anche dell'arte, dell'iconografia, avvicinarsi alla verità. Cioè non a qualcosa di transeunte, di passeggero, ma di qualcosa che resta. Resta perché, come dire, è il segno di grandi valori di civiltà. Ora, la cosa però, vorrei dire, la cosa più grande di Pignatelli non è solo di evocare la classicità, questa immagine idealistica che a volte tanto male, tanto danno ha fatto all'Occidente, ma è di metterla in crisi, di criticarla. Nel momento stesso in cui lui te la presenta, la esibisce avendone cura, ne ha cura e la custodisce criticamente, perché la fa sempre collidere, andare in collisione con un altro linguaggio che magari è più povero, che sia una vecchia custodia di un'arpa, di uno strumento eolico come l'arpa, che sia un vecchio tappeto, che sia una lamiera, un legno, insomma oggetti poveri che dicono come Pignatelli non sia un artista che potrebbe essere avvicinare alla transavanguardia, quel ritorno alla pittura degli anni Ottanta, perché la sua matrice invece è concettuale prima di tutto, perché Pignatelli lavora sulla riproduzione tecnologica delle immagini e poi è in fondo magari vicino agli artisti poveri, all'arte povera, proprio in quanto conosce il valore materiale simbolico degli oggetti. Grazie, poi chiederemo, meritato applauso. Adesso c'è di nuovo un'interruzione pubblicitaria, però io vi invito a guardare il sindaco, perché alla fine dell'incontro sarai più abbronzato della Versilia. Bentornati. Adesso dobbiamo, per forza di cose, rivolgere una domanda all'artista, il quale è invitato a prendere il microfono. Grazie. Luca Pignatelli, milanese. Però con la Toscana c'è un rapporto privilegiato. Io vi leggo tre date. 2015. Migranti, Sala del Camino, Galleria degli Uffizi. Per quell'occasione l'artista ha pure donato un autoritratto alla Galleria degli Uffizi, entrata a far parte della più invisibile collezione delle Gallerie degli Uffizi, quella degli autoritratti. 2017, mostra personale, Palazzo Cucchiari, Carrara. 2019, senza data, mostra allestita a cura sempre di Sergio Risaliti in uno dei più
suggestivi musei fiorentini, un museo civico. Mi sono dimenticato, Sergio Risaliti è anche direttore artistico del Museo del Novecento, bellissimo museo allestito delle ex scuole leopoldine di Piazza Santa Maria Novella, proprio di faccia alla chiesa di Santa Maria Novella. Museo Bardini 2019, senza data. Allora, prima di tutto, una cosa per diciamo una comunicazione per Poggiali. Preparatevi nel 2021, visto che sono tutti anni dispari, vi ritocca un'altra mostra per Pignatelli. Esiste davvero questo rapporto con la Toscana? Cioè, se lo è mai chiesto il perché di questa presenza così, diciamo, spesso, diciamo, molto frequente in Toscana, oppure è un caso? Buonasera a tutti. È un rapporto effettivamente che nasce da molti anni, forse per tre motivi fondamentali. Il primo, che quando studiavo architettura a Milano spesso prendevo un treno e venivo a Firenze per guardare dal vero alcuni capolavori che hanno influenzato il modo di a sciacquare i lapis in Arno, immagino. Soprattutto per quello che riguarda l'architettura, è una terra che ha avuto un germogliare continuo per quasi tre secoli di intelletti purissimi, per intelletti purissimi che hanno avuto la grande visione di ripercorrere quello che già Platone nel Timeo indicava come il mondo misterioso e il caos che ha un ordine anche all'interno della natura. Voi sapete che le foglie di questi alberi meravigliosi, che sono i pini marittimi, che fanno molto la Versilia, la Toscana, ma in generale tutta la costa tirrenica della nostra penisola, hanno una dimensione che arriva fino quasi alla Sicilia e rappresentano quello che per molti è stato un tema clamoroso di nostalgia e di ricordo. Io ho una passione per delle fotografie anonime che trovo spesso quando sono alla ricerca dei materiali per il mio lavoro, e ho un grande numero di fotografie che rappresentano l'Italia dall'inizio del Novecento fino ad oggi, quelle che poi diventarono le famose cartoline che ebbero un grande successo in milioni, immagino chissà quanti di copie. Queste cosa servivano? Servivano, visto che un momento drammatico era arrivato ed era un momento purtroppo che coincide con un'altra analoga condizione gravissima che il nostro paese sta vivendo, che è quello della migrazione forzata di persone che cercano di arrivare, cercano di essere accolte, ma invece questo ha un divieto, diciamo. Questo scambio che appunto aveva generato la mostra nelle sale degli Uffizi del Cammino, che aveva questo titolo, Migranti. Nasce dal fatto che questi spostamenti forzati molte volte hanno generato delle condizioni di privilegio per tutta l'umanità dopo. E mi viene in mente per esempio il trasporto forzato dei negri d'Africa verso per esempio gli Stati Uniti, ma soprattutto gli Stati Uniti, no? Quando dal XV secolo fino a quasi il XVIII vennero portati 60 milioni di giovani, di ragazzi, di uomini neri, e questo determinò poi la nascita di qualcosa di unico, almeno al pari, secondo me, dal punto di vista artistico, con il cinema, con la rappresentazione in movimento sullo schermo. Questa è la musica jazz, quello che ancora oggi ha influenzato e ha creato un parallelo esatto con la musica classica in quanto a determinazione e perfezione. Praticamente i neri del Golfo del Messico, in Louisiana, non sapendo leggere la musica, si presero la licenza di improvvisare e di imitare il suono delle bande che avevano occupato questi paesi, che erano francesi e spagnole. Analogamente, nello stesso periodo, invece nel vecchio continente, un artista che si chiama Pablo Picasso va a visitare, ragazzo, il Trocadero di Parigi. Cosa scopre? Scopre una scultura primitiva, una scultura arcaicissima, ancora quasi vicina a delle opere come quelle che poi Picasso realizzerà. Ce n'è una sala meravigliosa al MoMA con tutte queste figure scheletrite fatte con dei legni incollati e poi fusi in bronzo, e dall'imitazione, dallo sguardo verso questa purezza nasce il cubismo, che è un altro fenomeno clamoroso. Ecco, io venivo a studiare a Firenze perché amavo l'architettura di Brunelleschi, di Leon Battista Alberti, di Michelozzo, di Giuliano da San Gallo, di tutti i grandi protagonisti della scena culturale.
ma anche ero innamorato di questa dimensione del numero. Guardavo la facciata dove Sergio è direttore del museo, un museo meravigliosamente rinato, il Museo del Novecento, di fronte c'è Leon Battista Alberti. La facciata di Santa Maria Novella è un capolavoro di perfezione matematica e di grande semplicità. Un altro episodio importante è legato alla mia infanzia. Io ho studiato a Milano, sono nato a Milano, ma ho delle origini che vengono dal sud, perché mio padre è un artista nato a Lecce e poi si trasferì a Milano a 18 anni per cercare una città più pronta ad accogliere le sue idee. Il viaggio che facevamo, non si prendeva l'aereo, era sempre in macchina, attraversava l'Italia. Una volta si passava da questa parte, una volta si passava dall'altra. Ci fermavamo ad Ancona, dove avevo i nonni materni, e quindi per me era naturale vedere questa Italia che è rappresentata oggi da Milano, che sta al nord dell'Italia, ma l'Italia stessa è al sud dell'Europa, attraversata dal sole, quindi il sole che sorge a est e tramonta a ovest. Quindi l'ovest, da uccidere, segna un luogo geografico, culturale, antichissimo, cristiano, germanico, ebraico, che determina l'Occidente. Io sull'Occidente ho lavorato molto, in questo caso, in questa mostra, appunto con la curatela di Sergio, ho cercato di mettere in evidenza quella che, anziché essere una collisione, come anche precedentemente alla battaglia di Lepanto, ma almeno fino ad oggi è stato tra la croce e la mezzaluna, e quindi lo scontro tra l'Occidente cristiano e invece il mondo dall'altra parte, diciamo, dell'Adriatico, che diventa poi fino all'Oriente, di provare con grande superamento delle mie stesse aspettative un lavoro concettuale che era quello di porre un'immagine legata al famoso sguardo dalla finestra del Leon Battista Alberti, cioè la nostra qualità di guardare, di aprire gli occhi, e invece quella del mondo musulmano, che invece di vedere tutto dall'interno, quindi attraverso la luce delle persiane, le stesse della Versiliana, e ho messo insieme questi due mondi, la nostra figura mediterranea della donna, della dea, della musa, con l'astrattismo geometrico o comunque floreale, o comunque geometrico floreale, delle composizioni invece dei tappeti. È nato per me un mondo di sovrapposizioni, di strutture fatte di tempo e di temporalità. Un altro punto che mi lega alla Toscana è che io da più di 25 anni ho avuto la fortuna di conoscere un grandissimo personaggio, un grandissimo uomo che si sta conquistando una stima veramente fatta solamente di merito, che è Alessandro Poggiali, la Galleria Poggiali. E lo dico con grande orgoglio, perché ieri è uscito il Giornale dell'Arte, che ha un'edizione greca, un'edizione inglese, esce a New York, esce in tutto il mondo, è una rivista l'unica che ormai si possa leggere sull'arte, e sono dedicate due pagine interamente alla galleria e alla mostra curata da Sergio Risaliti di un artista molto importante che è Parmigiani. E questa è una cosa che non si vede molte volte, uno spazio così ampio e così approfondito. Ha avuto la fortuna, a dispetto di altri grandi galleristi che hanno anche dei figli, di avere tutti e due i figli al suo fianco, Lorenzo, Marco, che girano il mondo e che stanno facendo crescere non soltanto il lavoro della loro galleria, ma secondo me la dimensione generale rispetto alla città di Firenze. Grazie mille. Io farei un nuovo giro di domande, magari chiedendo la cortesia di essere un attimino più brevi, perché abbiamo già doppiato, siamo già oltre la metà. Caro sindaco, adesso cerchi di... lei rimane sindaco, però esca un attimo da Pietrasanta e si metta i panni del sindaco versiliese, quindi della Versilia. Si legge spesso, anche in questi giorni di inizio stagione estiva, chissà se quest'anno la Versilia può tornare agli antichi fasti, che non sono quelli dell'arte classica, ma si fermano, sono molto più vicini a noi, però qui si è veramente vissuto un'epopea a cavallo fra anni 60-70, poi andamento ondivago, e adesso è tutto nelle vostre mani, perché poi alla fine siete voi con le vostre proposte, con le vostre iniziative, che potete dare un senso a, diciamo, il vivere almeno questi meravigliosi mesi estivi in questo lembo di paradiso.
No, questo sicuramente, ecco, ieri l'altro c'è stata questa riunione al comune di Forte dei Marmi per fare questo ambito turistico che è difficile, è complicato, non, la gente, i sindaci, io non è che, io mi misuro per me, a me piacerebbe che ci fosse una regia versiliese seria di persone che hanno veramente delle competenze, delle lucidità, e non un ambito che qualcuno pensa di mettere, parcheggiare magari qualche impiegato di troppo o quant'altro. Cioè qui bisogna veramente pensare, uscire da certe logiche. Noi purtroppo nel passato abbiamo avuto delle esperienze negative. Se si vuole fare qualcosa di importante tutti insieme, benissimo. Se si vuole ognuno tirare, diciamo così, a buttare dentro cose poco significative, allora tanto vale che ognuno resti per conto suo, perché alla fine chi fa da sé fa per tre. Ma ce la facciamo quest'anno? Ma quest'anno non ce la faremo, cioè ce la faremo magari fra un mese, due mesi. La Versilia quest'anno parte con tanti eventi, da Viareggio c'è il Puccignano, ci sono questi maxi concerti, la Camaiore lo stesso, Pietrasanta già questo posto meraviglioso, già al centro, cioè c'è Forte dei Marmi, ci sono tantissime offerte, però andrebbe fatta una programmazione unica di questo. E la cabina di regia? Certo, però non riesce a fare la cabina di regia, non riesce a mettere dentro persone professionali, perché se io personalmente dovessi affidarmi a persone che non sono professionali, preferisco non partire per non fare delle brutte figure o per spendere soldi dei cittadini e buttarli via, come è spesso successo. Quindi preferisco rimanere da solo o con al massimo un comune o altri due comuni dove ci sono delle idee che sono condivise da tutti, e poi andare avanti, perché se non si fa un lavoro di squadra non si arriva a niente. Allora tanto vale restare da soli. Pietrasanta, come diceva il nostro assessore, ha delle potenzialità. Non siamo al massimo, siamo arrivati a un livello e si può raggiungere il livello successivo. Quest'anno, il prossimo anno partirà per esempio il Museo Mitorai, faremo dei lavori di investimento importantissimi, di rivalutazione di tutto il centro storico, di riqualificazione, c'è la Rocca di Sala, ci sono le piazze, le strade, le pavimentazioni, cioè veramente ci sarà un lavoro nei prossimi due anni importantissimo, che andrà a riqualificare ulteriormente il centro storico, e quindi grazie alla possibilità di avere sul nostro territorio fonderie, laboratori artistici del marmo, del bronzo, del mosaico e quant'altro, della terracotta, sicuramente questo darà un'occasione in più a Pietrasanta per crescere ulteriormente, diventare sempre più meta internazionale. Con il senatore, con l'assessore stiamo portando avanti dei rapporti con gli Stati Uniti che sono fondamentali, con altri paesi come la Francia che sono fondamentali, però ecco qua, se queste possibilità si potessero sviluppare insieme a tutti i comuni della Versilia, saremmo anni luce avanti. Purtroppo siamo indietro rispetto a dove dovremmo essere. Beh. Quindi purtroppo da soli si va poco lontano, però noi ci sforziamo e continueremo a sforzarci per andare sempre più avanti. Certo. Insieme saremmo veramente avanti rispetto a tantissime realtà che ci sono sia a livello nazionale che a livello internazionale. Grazie signor Sindaco, adesso l'ultima interruzione pubblicitaria, a più tardi. Bentornati, ultima tranche di la presentazione, il caffè della Versiliana, dedicata all'inaugurazione della Casa delle Muse, che ormai a questo punto mancano proprio veramente 15 minuti e poi il nastro lo tagliamo. Caro senatore, perché adesso mettiamo da parte l'assessore, risposte brevi vi prego, perché siamo in dirittura di arrivo. Abbiamo un senatore della Repubblica, dico bene. L'Italia che cosa potrebbe fare per valorizzare maggiormente il proprio patrimonio culturale? Capisco che sono brevi cenni sull'universo, però dal suo punto di vista. Ma intanto bisognerebbe che investisse denaro nella promozione del territorio e nelle belle attività culturali, perché quest'anno il governo italiano ha messo a bilancio per il turismo 42 milioni di euro, che vuol dire, paragonato al comune di Pietrasanta, 45 centesimi.
perché 980 miliardi di euro di spesa pubblica, se andiamo a buttarli, reddito di cittadinanza e quota 100, per mandare la gente a casa, e chi fa l'operatore e l'imprenditore come faccio io, fa fatica a trovare le persone per andare a lavorare, perché avendo raccolto il reddito di cittadinanza non vengono neanche a lavorare, di conseguenza peggioriamo ancora di più i conti. Se questi quattrini, che sono 17 miliardi di euro, l'avessimo investiti nella promozione del territorio e la valorizzazione dei beni e attività culturali, probabilmente, dando una ripulitina ai nostri musei e dando la possibilità di valorizzarli e promuoverli in giro per il mondo, perché se non c'è internazionalizzazione non c'è nulla, oggi un paese qualsiasi, da 100 abitanti o da 1 milione di abitanti, se non punta all'internazionalizzazione è tagliato fuori da ogni tipo di attività, è tagliato fuori, ma non perché, perché produce attività manifatturiera, è tagliato fuori perché il mondo è a portata di mano. Oggi con i nostri smartphone decidiamo se andare a visitare il museo A piuttosto che il museo B, a visitare la villa della Versiliana, o andare in vacanza in crociera con la moglie, con la fidanzata o con chi vogliamo noi. Bene. Questo è il tema, quindi noi o puntiamo sulla valorizzazione di quello che abbiamo, non è che dobbiamo andare a cercare qualcosa. Ci sono paesi nel mondo che da un sasso organizzano 8 crociere. Noi abbiamo, a proposito di sassi, partendo da Matera, in su un patrimonio artistico e culturale che vale 2/3 di quello mondiale. Bene, vogliamo investirci? Lo vogliamo promuovere? Vogliamo restituire per esempio il Ministero del Turismo cancellato nell'83 con una scelta folle? Lo vogliamo rimettere insieme al Ministero dei Beni e Attività Culturali? Ma le sembra normale che il Ministero del Turismo vada insieme al Ministero dell'Agricoltura? Ora ci abbiamo un ministro bravo, devo dire che è un ragazzo in gamba e si ha da fare, ma se le cose non si finanziano non si porta a casa assolutamente nulla. È come si diceva a Poggiali: fai la mostra dei Pignatelli, però mi raccomando, spende nulla, mi raccomando, fermo, le opere del maestro si attaccano da sole, le opere si portano dentro, mi raccomando, stasera fermi tutti, a cena non ci si va, tutti fermi. È la fortuna di avere, oltre a un patrimonio smisurato, anche degli imprenditori sì, che ma ci credono in questo patrimonio. Il tessuto imprenditoriale nazionale, certo, italiano, è quello che regge questa economia, certo, che è la seconda in Europa e la settima nel mondo. Bene, però gli imprenditori tutte le mattine s'alzano e pigliano labrate appena escono davanti alla porta di casa, labrate, perché se per caso azzardano, una volta si apriva la buchetta delle lettere, ora si accende la PEC la mattina e come minimo c'hai 7-8 comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate che anche per caso ti dicono: tanto vieni a trovare che se ne parla. Ok? Allora, sta roba qua non è possibile, non è assolutamente possibile. Quindi abbiamo tutto, non ci manca nulla, però decidiamo di investire altrove rispetto a dove abbiamo investito sinora. Grazie senatore. Caro Presidente Benedetti, qui è sempre ritenuta la mostra estiva, quella che si sta per inaugurare, un po' il punto cardine, il cult di tutto il programma della Versiliana, no? Ecco, voi riuscite a percepirla anche questa voglia di cultura che ha colui che varca il famoso cancello sul Viale Morin? Sicuramente sì. Anzi, è un'attività richiesta e attesa, la mostra in Versiliana. Pertanto, bene, quest'anno abbiamo un grande artista, speriamo l'anno prossimo avere altrettanto. Fabio Oggi abbiamo anche valorizzato ancora di più il nostro parco. Avete visto, c'è un'opera di Mitorai molto grande, molto bella. E, insomma, vogliamo valorizzare sempre di più questo parco. Non è l'unica opera che abbiamo, ma comunque spero io di poterne portare altre in modo da valorizzare sempre di più per quanto riguarda l'aspetto culturale. Grazie Presidente anche della sua sintesi, brevità. Curatore, una domanda. Adesso faccio una... Non è che mi sto gasando, però mi è venuta in mente una citazione in inglese: All art has been contemporary, scriveva Maurizio Nannucci. Però, dico, mi è capitato la settimana scorsa di visitare il Foro Romano. Mi è capitato di passeggiare tra i resti del Tempio delle Vestali.
e ce n'è una in fondo delle vestali che è miracolosamente rimasta quasi intera, cioè non sembra lì l'unica, dice io ce l'ho fatta. I panneggi delle sue vesti, cioè una scultura che ha oltre 2000 anni, i panneggi delle sue vesti sono veramente qualcosa di strepitoso. Non sono storico dell'arte, però ci arrivo anch'io a capire che chi l'ha concepita e scolpita aveva la mano, cito ancora Paolucci, se non era Michelangelo è Dio a fare una roba del genere. Poi vai a vedere davvero i panneggi dei maestri del Rinascimento, della Maniera e successivi, e quei panneggi, quelle pieghe, quella morbidezza, quel velluto lo ritrovi. Quindi veramente ogni arte è stata contemporanea, ma lo è anche attraverso i secoli, cioè nel senso non anche allora, ma lo è tutt'oggi, perché se uno li mette a confronto. Con Luca come la mettiamo? Perché lui sposa, diciamo, l'opera, tra virgolette, più moderna, il tappeto, e la citazione della testa della scultura classica. Anche la sua è sempre stata contemporanea come opera. Prima di rispondere alla tua domanda, mi piace proseguire due secondi l'intervento del senatore. Se un ministro, come dire, blocca un accordo intelligente fatto fra Bondi e Renzi che assegnava 3 milioni di euro alla città, al comune di Firenze, vuol dire bloccare investimenti culturali. Se un ministro, sottosegretario o quant'altro decide di bloccare la tassa di scopo in una città come Firenze, non solo blocca gli investimenti culturali, ma rende invivibile la gestione del bene comune della città di Firenze, dove ogni anno 10 e più milioni, 15 milioni di turisti consumano la città. Quindi mi ricollegavo in questo senso perfettamente al discorso fatto, perché fare cultura è anche fare imprenditoria. Un direttore di museo oggi non può essere solo uno studioso specialista, perché si deve occupare di imprenditoria non solo nel rapporto con il mondo privato, il mondo pubblico ovviamente di cui lui è dipendente, ma anche con tutto ciò che è connesso alla produzione culturale. Una mostra è un indotto di arricchimento e di benessere, non solo immateriale ma anche materiale, per molte persone. Detto questo, torno all'argomento più prettamente artistico, ma sono collegati. Allora, se noi oggi abbiamo la vestale di cui ci commuoviamo ancora oggi, se abbiamo i panneggi di Michelangelo piuttosto di Bernini, è perché c'è stata una visione manageriale della cultura all'epoca, imprenditoriale, straordinaria, unica nella storia delle civiltà. Questo circolo virtuoso di rapporto fra privato, intellettuale, artista, committente, artista, si è clamorosamente forse interrotto nel nostro paese dai primi del secolo e fino ad oggi. Quando si parla di internazionalizzazione, non si può fare solo appello al nostro grande patrimonio passato, perché se noi pensiamo di vivere di rendita di posizione, che non è solo economica, ma mentale, culturale, psicologica, sul grande patrimonio, diventiamo, ci chiudiamo dentro i nostri confini. Non siamo più competitivi in questo senso. Perdiamo anche il senso del valore dell'antico, perché l'internazionalizzazione, la competizione col mondo internazionale ci obbliga a essere creativi oggi anche come imprenditori, anche nella gestione, nella cura del patrimonio. Perché il patrimonio non lo si cura e non lo si tutela solo con la conservazione e la tutela rigida, ortodossa, ma il patrimonio lo si tutela e conserva con la valorizzazione e soprattutto lo si tutela con il confronto continuo con l'arte contemporanea, perché è un artista che ci insegna come guardare il passato.
il passato non è una cartolina bella da ammirare e per avere nostalgia di qualcosa che non c'è più, ma è una forma che va intelligentemente, artisticamente rinnovata, ricreata. Ed ecco che questo continuo lavoro, laboratorio che è stata l'Italia per secoli, deve continuare ad esserlo. E se noi pensiamo di salvare il paese lasciando che le persone possano vivere meglio qualche mese della loro vita, perché gli diamo con un concetto della politica assistenzialista qualche euro in più per campare, noi interrompiamo un circolo virtuoso che è fatto di lavoro, intelligenza, produzione, managerialità e anche poi di committenza artistica. Grazie. A questo punto io richiamo in causa l'artista, chiedendogli un... Io vorrei che, voglio dire, a questo punto non rimane altro che alzarsi poi e andare a vederla questa mostra, però facciamo finta che lei non è l'artista, ma è una guida turistica. Ha il suo gruppo, c'hanno tutti le cuffiettine. Allora, che cosa, quali sono, secondo lei, diciamo, gli elementi da mettere in luce? Gli elementi che a lei piacerebbe fossero notati del suo lavoro, sì. Perché un conto è vedere, diciamo, la visione d'insieme, un conto è entrare un minimo nei particolari, perché le sue opere sono fatte di particolari, i quali sono fatti per essere visti, sì. E a quel punto nasce il dubbio, no? Ma allora, Luca Pignatelli parla di Luca Pignatelli. Ma no, molto veramente brevemente. Io spero che siete tutti invitati a visitare questa nostra mostra a questo punto. La dimensione che mi piacerebbe molto che voi riusciste a raccogliere per me è quella di una pausa. Come nella musica ci sono le pause, come un muro bianco improvvisamente interrompe un... Ecco, la pausa è un momento da recuperare completamente in questa incessante dimensione di produzione, consumo. Oggi finalmente c'è una grande sensibilizzazione sul tema, per esempio, dell'uso della plastica. Io ho uno studio molto grande a Milano, anzi due, e non credo che ci sia forse una penna Bic. Ecco, dentro in tutto il mio studio non c'è niente di plastica. Non ho mai amato la plastica. In questa mostra non c'è plastica, ci sono pezzi che sono tornati, diciamo, in vita, che stavano per essere magari buttati via o che non valevano più nulla. Ci sono degli imperatori come la figura di Augusto che portano però sul petto una piccola macchina fotografica che non vale più nulla, come non vale più nulla una chiave, perché oggi io in albergo entro con la carta di plastica che ho in tasca, che è uguale a quella della banca. Oppure non vale più nulla un orologio da caricare, perché non abbiamo il tempo per caricare quell'orologio. Ero alla Spezia ieri e guardavo un negozio di nautica e ci sono degli orologi messi dentro una bacheca, perché erano gli orologi che servivano a percorrere assieme ai sestanti delle cose complessissime rispetto alle stelle, rispetto all'orientamento nel mare. Questi orologi non ci si poteva dimenticare di caricarli, come l'orologio del capostazione di una stazione in Russia, i Roscoff, questi bellissimi orologi che funzionano ancora alla perfezione. Tutto questo sapere dell'uomo non si può buttare via. Io l'ho rimesso al centro su questi imperatori. Hanno una macchina fotografica che invece noi abbiamo nel telefonino oggi. Ma la macchina fotografica è infinitamente più bella della macchina che c'è nel telefonino, perché richiede una pazienza, richiede un'attesa, perché genera un desiderio. Io con i miei lavori cerco politicamente di opporre una resistenza a tutto quello che vedo non funzionare più nel mondo e che è dato solo all'eccesso. Grazie. Grazie a tutti. A questo punto io vi ringrazio della cortese attenzione e invito tutti realmente a spostarci alla villa per l'inaugurazione della Casa delle Muse. Grazie a voi. Grazie, buonasera a tutti. Grazie.